Ciao a tutti e benvenuti su Simply Nabichi. La primavera è ormai alle porte, la natura si rinnova e come spesso accade durante i cambi di stagione, anche la nostra pelle cambia esigenze ed ha bisogno di un piccolo aiuto in più per apparire fresca e rigenerata. Spesso però concentriamo le nostre attenzioni su parti del corpo molto visibili, come il viso, dimenticando invece una parte altrettanto importante che ci sostiene durante l'intera giornata. Sì, sto parlando dei nostri piedi. L'immagine di un piede bello e curato personalmente mi fa subito pensare ai piedini dei miei bimbi. Ne fanno di tutti i colori, in casa sono sempre scalzi, eppure i loro piedi sono sempre morbidi e bellissimi sia da vedere che da accarezzare. Oggi quindi vi mostro cosa uso per prendermi cura dei piedi ed anche alcuni prodotti a mio avviso utili ed efficaci per avere piedi curati e morbidi. Io dedico un po' di tempo indicativamente una volta alla settimana, conservo tutti i prodotti in un cestino che tiro fuori subito prima del bagno e mentre l'acqua scorre inizio rimuovendo lo smalto con un prodotto di cui vi ho già parlato, che ho studiato apposta per i piedi. Subito dopo utilizzo una lima elettrica. Anche di questo prodotto, che è di Scholl, ho realizzato un video apposito che vi lascio qui sotto nel box informazioni. La lima è facile da utilizzare ed è ideale anche per le persone che come me sono un po' pigre, perché fa tutto da sola. Basta ruotare la ghiera sulla posizione accesa per iniziare a utilizzarla ed una volta terminato l'uso potete facilmente staccare la testina premendo il bottone sul lato e sciacquarla a questo punto sotto l'acqua tiepida per averla sempre pronta all'uso, pulita, più e più volte. Questo prodotto, a differenza delle classiche pietre pomici, va utilizzato sulla pelle asciutta e rimuove alla perfezione la pelle secca e spessita che soprattutto ai cambi di stagione, ohimè, durante i mesi caldi, rende i nostri talloni spenti e brutti. Lo fa però in delicatezza, che è uno dei motivi per cui adoro questo prodotto, senza arrossarla o aggredirla, ed in più potete utilizzarla anche in zone diverse, come ad esempio la pianta del piede o dovunque vogliate una pelle più morbida. A questo punto potete fare il vostro normale bagno o, se avete qualche minuto in più, potete regalare ai vostri piedi il piacere di un pediluvio, rilassante e rinfrescante. Io non sempre riesco a farlo, ma in Olanda avevo comprato questo prodotto che per me completava il rituale che da alcuni mesi a questa parte sto dedicando ai piedi. E la costanza, si sa, premia sempre. Al termine del bagno utilizzo due prodotti che mi avevano inviato tempo fa. Il primo, che uso regolarmente perché ha una formula fluida leggera che si assorbe davvero rapidamente senza ungere la pelle, è la crema fluida giorno. Non chiedetemi perché si chiama in questo modo, io personalmente la utilizzo solo alla sera. La seconda invece è una vera e propria maschera nutriente per i piedi. È decisamente più corposa e io la utilizzo principalmente ai cambi di stagione. Ve la consiglio come trattamento d'urto prima di andare a dormire, magari indossando dei calzini per permettere al prodotto di penetrare ancora meglio. E come ultimo passaggio stendo sulle unghie il Dior List della linea Bricot. Questa è una base formulata apposta per lisciare la superficie dell'unghia e riempire eventuali asperità che l'unghia stessa potrebbe avere. E credetemi, spesso è più il caso dei piedi che delle mani. Sta poi al vostro gusto completare eventualmente con uno smalto colorato oppure trasparente. Spero che il video in qualche modo vi sia stato utile, fatemi sapere come sempre come vi prendete cura dei vostri piedi e se avete provato qualcuno dei prodotti che utilizzo anche io. Nel frattempo vi auguro una bellissima serata e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!